Assessore, in questi giorni si fa un gran parlare, c'è stata anche una protesta dei genitori davanti alla Bozzini Fasani, si ritorna a parlare della famosa palestra. E allora, qual è stato poi l'intervento che lei ha fatto con gli stessi genitori qui? Cosa hanno chiesto la palestra? Cosa ha risposto l'assessore? Allora, la palestra è un progetto che parte diversi anni fa, un finanziamento preso nel 2017 dall'amministrazione Tutolo, partito nel 2021. Io ero diventata assessore da qualche mese quando è stata fatta la consegna lavori all'impresa aggiudicataria del lavoro. Diciamo che da subito si sono riscontrate delle problematiche proprio sulle planimetrie, diciamola così, il progetto non poteva essere rispettato in toto perché allo sbancamento dell'area ci si è accorti che il campo polivalente che doveva venire nella parte superiore, proprio nella zona. In alto, Sì, dove ci diciamo. sono anche delle costruzioni, mi Nella sembra. parte superiore, più in alto possibile, non ci si ritrovava con le metrature. Quindi già all'epoca si iniziò a parlare di una perizia di variante. Cercammo di discostare un attimino il pensiero dalla perizia di variante, dicemmo andiamo avanti con il corpo di fabbrica, intanto costruiamo la palestra e poi si vedrà il da farsi sull'area attrezzata. C'è stato un po' di battibecco con la ditta perché già da subito, poi appena venne fuori il decreto per l'adeguamento prezzi, richiesero un primo adeguamento dei prezzi. Si iniziò a parlare di adeguamento prezzi, uno l'ha anche fatto la direzione lavori, a che la ditta ha ricevuto ordini di servizio ogni settimana dal direttore dei lavori senza mai avviare i lavori. Dopo circa 2 o 3 mesi ci inviarono una nota per chiederci l'anticipazione, che era un loro diritto. Nel momento in cui ci hanno chiesto l'anticipazione, capite bene che essendo un'opera sotto OSL, si è aperta tutta la pratica, si è data l'anticipazione. Si è data l'anticipazione, sono ripartiti i lavori, hanno fatto i pali di fondazione e poi si sono fermati nuovamente per richiedere nuovamente un adeguamento prezzi, che purtroppo la legge prevede. Quindi adesso il tecnico è stato incaricato, la direzione lavori è stata incaricata di fare una perizia di variante con le opere in riduzione, cioè il Ministero ci ha dato la doppia possibilità, è di fare dei SAL bis accedendo un fondone fino a quest'anno, è di fare delle riduzioni delle opere per far fronte all'aumento dei prezzi che c'è stato post-Covid. Assessore, per capirci, aumentare e diminuire vuol dire che i lavori che erano programmati non saranno tutti per intero, ma sarà stralciato qualcosa. Sicuramente sarà stracciato qualcosa, però quello che per noi è importante, io l'ho ripetuto in tante note che ho inviato alla direzione lavori, a Ruppe e alla ditta, quello che per noi è importante oggi è realizzare la palestra, anche perché con la nuova normativa adesso anche i bambini che frequentano le scuole primarie hanno le ore di educazione fisica all'interno del loro percorso scolastico, quindi per noi quello che è importante oggi è costruire la palestra. Io sono molto attenta sulla questione, non mi sono mai lavata le mani, con i genitori ho fatto più incontri negli anni, ogni volta che è stata chiesta la mia presenza io ci sono stata. Mi dispiace che abbiano fatto una manifestazione senza avvisarmi perché io sarei stata lì con loro a dire la mia. Come faccio periodicamente con il dirigente e con la direzione lavori, seguo la cosa molto da vicino e spero il prima possibile di poter presentare, vi chiamerò in quell'occasione, la perizia di variante dicendovi quelle che saranno le opere riduzioni e sperando che i lavori vadano avanti celermente. Possiamo dire che la ditta è un po', fa un po' di orecchi da mercante, ogni tanto si ferma anche a giusta ragione, però questi lavori devono andare avanti. Allora, sull'aspetto tecnico io purtroppo non mi posso esprimere perché non sono un tecnico, però vi dico che sono diventata assessore ormai da quasi 4 anni e ho trovato delle ditte che mi hanno terminato i lavori, non mi hanno terminato alla città i lavori prendendo semplicemente un anticipo del 30% perché
hanno capito le problematiche che abbiamo, che stanno avendo in genere i comuni, perché le rendicontazioni sono lunghe, perché i PNRR ce li danno un pezzettino alla volta, e ci sono stati che hanno completato i lavori solo con l'anticipazione del 30%.